Ciao a tutti, vorrei mostrarvi velocissimamente i prodotti che ho ricevuto, che comunque ho acquistato nell'ultimo periodo per quanto riguarda appunto prodotti cosmetici, perché appunto una delle mie passioni rimangono non tanto i prodotti di make-up, ma i prodotti che riguardano il benessere, la cura del viso e del corpo. Quindi, alcuni prodotti erbolario, altri prodotti di erboristeria, profumeria, insomma, ce ne sono diversi. Qui tra l'altro c'è una sfilza di campioncini da provare, questa linea Goji, dei fluidi dopo barba non per me, una crema autoabbronzante, insomma, mi hanno lasciato un discreto numero di campioncini che anche per i bimbi, che mi permetterà appunto di capire se sono prodotti che magari mi possono interessare e che acquisterò le prossime volte. Per quanto riguarda i prodotti, appunto, ci sono questi prodotti all'aloe. Allora, ce ne sono diversi, la linea non è molto ampia, mi sembra che siano circa una decina di prodotti massimo, forse anche meno. Aloe vera, preparato cosmetico multifunzione, perché li ho presi? Allora, innanzitutto mi incuriosiscono molto i prodotti con aloe, anche se non ho mai avuto esperienze particolarmente positive, nel senso non ho mai trovato prodotti particolarmente buoni, se non un doposole che mi aveva molto aiutato quando mi ero insomma scottata. In questo caso, questi cosmetici mi sono piaciuti perché sono multifunzione e sono adatti anche ai bambini. In questo caso, un bagno multiuso mani, viso e corpo per la detersione delicata di ogni tipo di pelle, un'acqua micellare che questa ovviamente è per me, strucca, deterge, idrata e tonifica, e una crema multiuso mani, viso e corpo. Questi li ho acquistati, non ricordo il prezzo, comunque insomma in linea con questo tipo di prodotti, non un prezzo esagerato, soprattutto perché le confezioni sono abbastanza grandi e mi hanno detto che basta pochissimo prodotto, adesso proverò. Volevo però farvi notare una cosa riguardo all'etichetta, perché non contiene parabeni, non contiene oli minerali, insomma, è un prodotto che dovrebbe avere un inci abbastanza buono. Se non fosse che una volta portato a casa mi sono accorta che non è proprio un prodotto così eco-bio come mi era stato proposto in profumeria. Io non sono una fissata con l'ecobio, se posso scelgo quel tipo di prodotti, però provo anche altre cose. Mi è un po' dispiaciuto il fatto che, insomma, mi siano stati proposti come prodotti appunto ecobio quando invece non lo sono. Sicuramente rispetto ad altri prodotti c'è una maggiore attenzione per quanto riguarda alcuni ingredienti, ecco, se fatto a base di aloe vera bio, comunque sposta l'attenzione sul fatto che contiene quel tipo di ingrediente, però non significa che sia ecobio. L'ho acquistato in profumeria, insomma, la commessa probabilmente si è lanciata in affermazioni che poi non erano così veritiere. Poi, questo è un prodotto che ho ricevuto di Collestar, è un latte detergente anti-età con acido ialuronico e vitamine, viso e occhi e la lozione. È una maxi taglia e praticamente acquistandolo si paga il prezzo del detergente e c'è in omaggio la lozione. Se non ricordo male, dovrebbe essere così. Però purtroppo non so se c'è il prezzo. No, non c'è, non saprei dire. In ogni caso, sono 400 ml. Alcuni prodotti Colli saranno questi formati grandi. Per chi utilizza il prodotto quotidianamente, sicuramente può essere conveniente. Poi,
Era il mio compleanno e ho acquistato qualcosa in profumeria, mi hanno dato questi piccoli ombretti. Sono appunto questi tre colori neutri. Perché ho effettuato un piccolo acquisto, poi mi hanno lasciato Narciso, questo prodotto di Lancôme. Ho preso questi prodotti che mi incuriosivano. Allora, la maschera per gli occhi, ho preso questa anti-age, mi incuriosiva. Ce ne sono diverse e allo stesso modo mi incuriosivano le maschere, non sapendo quali scegliere perché ero indecisa su alcune tipologie. Ho preso questa confezione da 4, aveva, se non sbaglio, un leggerissimo sconto, adesso non ricordo, però insomma, antifatica, antietà, nutriente e perfezionatrice, illuminatrice, insomma, non le ho ancora provate, le ho prese perché mi sembravano carine, era qualcosa di diverso rispetto a quello che utilizzo abitualmente. Volevo insomma provare un prodotto nuovo. Adesso è diverso tempo che non mi reco in profumeria, acquisto quasi solo online e quindi probabilmente io lo considero un prodotto nuovo, ma magari è in vendita da diverso tempo. Un prodotto che invece è abbastanza nuovo è questo, di Erbolario. Ho preso sia la crema per il corpo che l'acqua rinfrescante. Non hanno niente di particolare, sono le classiche confezioni. La profumazione è molto particolare e ho scelto la crema per il corpo perché mi piacerebbe prendere l'abitudine appunto di utilizzare delle creme nutrienti per il corpo e ho preso poi l'acqua profumata perché utilizzo un po' meno il profumo in questo periodo per il caldo e mi trovo meglio con le acque profumate. E poi sto utilizzando dei prodotti do Brasil che mi sono stati consigliati. E gli ultimi che mi sono stati consigliati in ordine di tempo sono questo siero viso, che è già appunto un primo antietà, che per me è necessario, e questa crema anti-age, occhi e viso. In pratica, mi è stato proposto di utilizzare questa crema anti-age insieme a questo siero viso per ottenere un buon risultato. Attualmente io sto utilizzando un esfoliante di questa linea, un gommage con cui mi sto trovando parecchio bene e quindi ho accettato di buon grado, l'opportunità di poter provare questi prodotti. Questo è tutto, al momento ho effettuato anche qualche altro acquisto che vi mostrerò nei prossimi giorni. Spero di potervene parlare presto. Ciao!